Non soltanto i film ricevono brutte copie delle loro pellicole, o comunque i film più famosi. Durante gli anni anche alcuni videogiochi sono stati copiati, a volte fin troppo male. Oggi andremo proprio a vedere questi giochi, e fidatevi, non sempre i giochi più grandi come per esempio Fortnite sono stati copiati. Se volete capire meglio di cosa parlo, dovete vedervi assolutamente il video. Ma prima di cominciare fate un piccolo salto sulla pagina Instagram ufficiale del canale e partiamo! Numero 1, Angry Birds. Non solo videogioco, ma anche un fenomeno. Angry Birds è stato uno dei primi giochi a diventare veramente un trend per smartphone, monopolizzando all'uscita ogni genere di cellulare e battendo ogni genere di record su questi dispositivi. Ma l'idea non era proprio un'idea originale creata da Rovio, ma qualcosa di copiato. E voi direte, no dai, non ci credo. E invece eccovi Crash of Castle. Un gioco più o meno con una struttura simile. Tirare delle cose per buttare giù altre cose. Solo che quest'ultimo non ha avuto lo stesso successo. Probabilmente Angry Birds sì, perché era adatto un po' a tutti, sia grandi che bambini. Pure io ci facevo qualche partita ai tempi. Al contrario, Crash of Castle aveva toni molto cupi. The Simpsons Road Rage. Nel 2001 la Fox e EA Games insieme decisero di lanciare un gioco sui Simpson dove praticamente si guidavano solo macchine e bisognava usarle come dei taxi impazziti per portare le persone a destinazione. Divertente e semplice, nulla di esagerato. Ma i videogiocatori più svegli avranno di sicuro notato la somiglianza con Crazy Taxi. E non erano gli unici. Anche Sega, il publisher e sviluppatore appunto di Crazy Taxi, ha notato tutto ciò e si è subito mossa denunciando la Fox, che ha dovuto sborsare un sacco di soldi per risarcire il maltorto. Ma comunque il gioco dei Simpson ha venduto moltissimo. El Chavo Kart. Questo gioco è stato sviluppato da una casa messicana chiamata Efecto Studio Slang, e il gameplay è molto semplice. Bisognava selezionare un corridore che avrebbe guidato un go-kart contro altri personaggi e durante il percorso ci sarebbero stati ostacoli da superare e potenziamenti da prendere. Guardando i video avrete già capito che vi ricorda qualcosa, vero? Esatto, era una vera e propria copia di Mario Kart, ma non alla Crash Team Racing, no, proprio uguale. Semplicemente sono stati cambiati i nomi dei potenziamenti e leggermente le forme. Tutto il resto, come detto prima, era uguale. L'unico motivo per cui non è stato bandito è perché è uscito solo in Messico e Brasile su PS3 e Xbox 360. C'è stata anche una versione Android per breve tempo, ma è stata subito rimossa dallo store, per violazione di copyright. Guitar Hero. Ah, che bei tempi le feste con Guitar Hero, dovevi semplicemente suonare dei tasti su una chitarra attaccata alla tua console e goderti lo spettacolo ascoltando anche la musica. Il primo capitolo è stato proprio un successo senza precedenti, anche perché era una novità assurda da provare per forza. Chitarra e gioco in una console come la PS2 erano il sogno di tanti giovani musicisti, e grazie a un massiccio marketing anche di collaborazioni con band famose è diventato anni fa un fenomeno mondiale. Ne erano uscite tantissime versioni diverse, anche alcune dove si poteva usare la batteria. Tanti avevano criticato Rock Band perché era una copia di Guitar Hero, ma non era vero. Era quest'ultimo ad essere una copia di un gioco forse meno famoso chiamato Guitar Freaks di Konami, un gioco da cabinato arcade uscito nel 1998. Le meccaniche erano le stesse, ma non era diventato famoso perché non ha avuto alle spalle grandi collaborazioni o marketing. E nemmeno Konami ci sperava più di tanto. Pokéballs Training. Pokémon Go è un altro fenomeno mondiale che ancora oggi resiste con milioni di giocatori in tutto il mondo ogni mese. È un videogioco per smartphone dove puoi catturare i tuoi Pokémon preferiti semplicemente camminando e cercando nella vita reale. Insomma, una bella idea che alcuni hanno cercato di imitare. Prima con Pokéballs Training, che è stato subito rimosso dall'App Store perché questo gioco era uguale a Pokémon Go e i Pokémon sembravano dei mutanti terrificanti. Un'altra copia è stata chiamata Pixelmon. Anche qui era la stessa cosa di Pokémon ma con la grafica di Minecraft. Però era talmente pieno di problemi e lag che era ingiocabile. Addirittura se non si possedeva un telefono di fascia alta andava continuamente in crash senza motivo. Fortcraft. Come sappiamo, Fortnite è ancora oggi il gioco del momento, a stretto contatto con Minecraft che sembra essere rinato all'improvviso dopo un piccolo periodo di buio. Ma parlando di Fortnite, tantissimi hanno provato a creare la propria versione di un Battle Royale simile.
La più incredibile e plagiata di tutte è Fortcraft, che è uguale ma uguale all'originale. Grafica, colori, gameplay, anche lo stesso stile di menu, ma stranamente è ancora disponibile al download se lo cercate su Google. Solo per smartphone però. Ho provato a scaricarlo e giocarlo, ma dà troppi problemi di lag, quindi non ve lo consiglio per niente. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e mettete un bel mi piace e iscrivetevi per aiutarmi a crescere. E noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso gamer, stesso posto e orario diversissimo.